Al Viminale, l'ambasciatrice Lius, assistita dal capo della missione economica, e il presidente Scelba, assistito da Vanoni e Ferrari Agravi, firmano l'accordo per la concessione all'Italia di un aiuto straordinario di 50 milioni di dollari, 18 dei quali destinati ad investimenti che riguardano in particolare il Mezzogiorno. Siamo grati, dirà Scelba, al presidente Eisenhower che personalmente ha caldeggiato questo aiuto, soprattutto contro la disoccupazione nelle aree depresse.